Bene, continuiamo con la nostra discussione riguardo l'idrostatica e rispondo a una domanda di un nostro compagno che mi chiede di rivedere un attimo il torchio idraulico. Nessun problema. Allora, rivediamo. Il torchio idraulico. Allora, è un dispositivo fatto nella seguente maniera. Immaginate due recipienti di sezioni diverse. Questo diciamo che sia il ramo 1, questo il ramo 2. Immaginate proprio come se fossero dei cilindri, dei tubi, dei bidoni, non so, cose del genere, okay, collegati tra di loro. Ok? Comunicano, cioè il liquido che c'è in uno può attraversarsi nell'altro e viceversa, senza problemi. In condizioni di equilibrio, cioè se non facciamo niente né nel vaso 1 né nel vaso 2, il liquido si trova in entrambi allo stesso livello. Okay, qui sotto c'è il liquido in entrambi i contenitori. Ok? Quale che sia, di solito è olio o qualcosa insomma di opportuno. Possiamo immaginarlo come se fosse acqua, non c'è problema. I due contenitori, i due vasi, hanno aree diverse. A sinistra abbiamo l'area A1, a destra l'area A2. Area o superficie, come volete chiamarlo, non ha importanza. Immaginate di avere adesso sopra che le due superfici libere dei due contenitori siano coperte da un tappo, tecnicamente un pistone, d'accordo? E immaginate di esercitare una forza F1 sull'area A1. D'accordo? Quindi sulla superficie A1 si produce, quindi nel ramo 1, si produce una pressione P1 che vale la forza F1 diviso l'area A1. La pressione è area diviso superficie, sulla quale la forza è distribuita. Ok? Ma per il principio di Pascal, l'azione che io compio, quindi la forza che io applico su una superficie qualsiasi del fluido, si trasmette inalterata, cioè nello stesso modo, quindi la pressione cambia nello stesso modo, in tutte le superfici con le quali il fluido è a contatto, in particolare con A2. Se qui immaginate di avere un altro tappo, un altro pistone, ok? Allora questo pistone è in grado di sopportare una forza F2 che produrrà la stessa pressione, cioè sul pistone 2 si eserciterà una forza da sotto verso l'alto che produce una pressione P2 che è F2 diviso A2. Per il principio di Pascal, ripeto, queste due pressioni sono uguali per il principio di Pascal che abbiamo appena ripetuto. Dimmi. La punta di F2 è verso l'alto o verso il basso? Allora, se immaginate su F2 di appoggiare un oggetto, ok? Allora, se l'oggetto ha un peso P2, allora la forza F2 è il peso dell'oggetto e quindi con la forza F1 sono in grado di tenere in equilibrio il peso P2, ok? La forza dipende in questo caso da che punto di vista la osservo. Il pistone nell'area 2 è in equilibrio perché? Perché la forza esercitata, chiamiamola in blu, da sotto, dovuta alla pressione interna, bilancia quella del corpo appoggiato sopra, se volete vederla così. Quindi P2 è in equilibrio. Okay? Se, in alternativa, se riempiamo i due contenitori con un certo liquido, con un certo livello, d'accordo? E io non faccio altro che premere su F1, e su F2 non metto niente, allora se premo su F1 il fluido qui scende e qui sale. Giusto? Perfetto.
Se io premo su F1, il fluido rimane in equilibrio, cioè resta dov'è. Se su il pistone del secondo contenitore viene esercitata un'altra forza, ok, diversa da F1, in modo tale che la pressione nei due tubi rimanga la stessa, cioè in modo tale che P1 sia uguale a P2. Questo per esempio posso farlo se sul pistone P2 metto un peso considerevole, ok? Quanto deve essere il rapporto tra le due forze affinché ci sia equilibrio, cioè perché rimanga applicato il fatto che P1 sia uguale a P2? Beh, ho equilibrio, cioè il livello non cambia se P2 vale quanto P1, ovvero sia se F2 fratto A2 vale quanto F1 fratto A1. Quindi questo è un sistema utile per moltiplicare le forze. Okay. Se esercito una piccola forza F1 sul tubo piccolino, nel tubo grande, sul pistone grande, viene esercitata una forza molto più grande. Quanto più grande? Beh, in proporzione alle aree. Se io risolvo qui rispetto a F2, ho che F2 è uguale a A2 fratto A1 per F1. Quindi se l'area A2 è 10 volte l'area A1, la forza F2 sarà 10 volte la forza F1. Quindi diciamo che se esercito qui la forza di 1 newton, qui riesco a bilanciare 10 newton e così via. Ecco perché viene utilizzato per sollevare, per esempio, le auto cioè corpi molto pesanti utilizzando una forza piccolina. Ok? Nel senso che applichiamo, essendo che ci sarà meno forza. Esatto, con una forza piccola su F1 bilanci e quindi sollevi un oggetto molto massiccio, molto Ma più per pesante. sollevarlo non deve bilanciarlo, deve essere di più. Per sollevarlo deve essere un pochino di più, certo, ma basta poco di più. Ok? È come se tu prendessi un oggetto da terra con la mano, per sollevarlo devi applicare una forza almeno uguale al peso, se vuoi alzarlo un pochino di più, se vuoi spostarlo. Ok? Però per tenere l'equilibrio è sufficiente una cosa uguale al peso. Ok? Attenzione, questa è una cosa importante che l'altra volta non ho detto perché insomma, non ci ho sorvolato. È chiaro che siccome il tubo F1 è più piccolo del tubo F2, cioè la sezione è più piccola, se premendo su F1 questo si abbassa di 1 cm, F2, il livello di F2 si alza molto meno di 1 cm. Perché? Perché il volume di acqua è sempre lo stesso. Solo che qui la quota di cui questo si alza è inversamente proporzionale alla superficie. Perché il volume è altezza del cilindro per superficie di base. Se la superficie è molto grande, per produrre lo stesso volume mi basta un dislivello più piccolo. Ok? Quindi sì, riesco a spostare l'auto per capirci, però per spostarla qui devo fare un'escursione in verticale più grande. Questo ci tornerà utile quando parleremo dell'energia a breve. Ok? È chiaro il concetto di torque d'alfa adesso. Benissimo. Detto questo, abbiamo anche fatto esercizi a suo tempo. Dimmi. Dobbiamo prendere in considerazione sia il fatto che si alza di meno il livello dell'acqua, sia il fatto che serve meno energia. C'è No, meno l'energia è la forza. stessa in realtà, per cui utilizzeremo a suo tempo il concetto di lavoro, che è forza per spostamento. Quindi, perché l'energia è una cosa che si conserva, cioè non posso né crearla né distruggerla, ma solo trasformarla. Quindi, se immagini un oggetto che è proporzionale al prodotto tra la forza e lo spostamento, qui è chiaro che a sinistra ho una forza più piccola, però per spostare questo oggetto più grande devo fare uno spostamento a sinistra più grande di quello che è a destra. Perché la forza è più grande, ma lo spostamento è più piccolo a destra. Ok? Quindi devo fare in modo che i due prodotti, forza per spostamento a sinistra e forza per spostamento a destra, siano lo stesso in realtà. Però il vantaggio qual è? Il vantaggio è che sì, mi serve uno spostamento più grande, però posso farlo con una forza più piccolina. Ok? Allora, detto questo, veniamo al tema di oggi. Immaginate che è la spinta di Archimede.
Immaginate un corpo immerso in un liquido. Fatemi qui disegnare il profilo di una vasca di acqua. Qui c'è il livello, no, non volevo in verde, ma in blu, il livello dell'acqua. Ok? Immaginate un oggetto molto semplice, di forma, che ne so, cubica, lo vedete di profilo. Il cubo avrà un lato L. Ok? E immerso qui avremo una faccia superiore S, una faccia inferiore I e due facce laterali. D'accordo? Immaginate che la. Ecco. Fatemi segnare due livelli. La faccia superiore è a una quota, una profondità HS, la faccia inferiore è a una profondità HI. Ok? Mi sono spiegato? È chiaro? Avete un cubo immerso in acqua. Ok? Considerate la faccia superiore, che sarà quadrata ovviamente, di area L quadro, e quella inferiore. Siccome il cubo ha lato L, è ovvio che la quota immersa della faccia inferiore sarà la quota della faccia superiore più L. Cioè, questa profondità è quella della faccia superiore più il lato del cubo. Giusto? Perfetto. Adesso fatemi disegnare in blu, ecco. Su ciascuna delle due facce, quella superiore e inferiore, agisce una forza, qui chiamiamola F sulla faccia superiore e questa F sulla faccia inferiore. Perché? Perché dato che il cubo è immerso in acqua, il cubo risente della pressione interna dell'acqua. Quindi la forza sulla faccia inferiore sarà la pressione alla quota della faccia inferiore per l'area della faccia, che in questo caso è L alla seconda. Quindi sarà la pressione alla quota della faccia inferiore per l'area della faccia inferiore, che è L quadro. È un quadrato, ok? La forza sulla faccia superiore sarà la pressione alla quota della faccia superiore per L quadro di nuovo. D'accordo? Le due pressioni però non sono identiche. Vi ricordate l'altra volta abbiamo visto che la pressione, nota bene, la pressione a una quota H vale la densità del liquido, chiamiamolo H rho L, dimmi. No, Ah, in quella sopra l'area sparisce. è L quadro. L'area è L quadro. Quindi la forza sulla faccia superiore è pressione sulla faccia inferiore per L quadro, quella sulla faccia superiore è pressione alla faccia superiore per L quadro, quell'area è la stessa. Dimmi. Certo. Ma l'area di applicazione è la faccia del quadrato su quale c'è la pressione dell'acqua. Certo. E la pressione, ripeto, a quota H vale la densità del liquido, acqua, quello che sia, per G, per la quota alla quale ci interessa esaminare la pressione. E quindi la pressione sulla faccia inferiore sarà la densità del liquido per G per la quota della faccia inferiore. La pressione sulla faccia superiore sarà la densità del liquido per G per la quota della faccia superiore. Siccome la faccia inferiore HI ha una quota più grande di quella superiore, cioè più in profondità, allora, dato che rho, densità e g sono le stesse, anche la pressione subirà la stessa diseguaglianza, cioè la pressione sulla faccia inferiore è più grande della pressione sulla faccia superiore. Se moltiplichiamo queste due per l'area, quindi abbiamo la pressione sulla faccia inferiore è più grande di quella superiore. Moltiplichiamo tutto per L quadro. Quindi avremo PI L quadro che è maggiore di PS L quadro, una P minuscola, attenzione. PS L quadro. Di conseguenza, fatemi ridisegnare il nostro cubo. La forza che, dovuta alla pressione interna, attenzione, che spinge da sotto il nostro cubo, F,
inferiore rispetto a quella che spinge da sopra verso il basso il nostro cubo, danno un totale che non è zero. Quindi al netto c'è una forza netta che è diretta verso l'alto, perché questa forza è più grande di questa. Ok? Lateralmente, attenzione, lateralmente la forza sulle facce laterali è la stessa, perché la quota a destra e a sinistra è uguale, l'area è uguale, queste due forze si bilanciano, queste due si cancellano, perché sono esattamente lo stesso vettore, ma a diverso opposto. Trattiamoli come tale perché sono proprio vettori. Ok? Rimane quindi una forza risultante, non nulla, la forza totale è uguale alla forza sulla faccia inferiore, che è quella più grande, meno quella sulla faccia superiore. Ed è diretta verso l'alto. Che significa verso l'alto? Significa contro il peso. Dimmi. Non ho capito perché avete detto che va verso l'alto, quindi contro il peso. Perché la forza che agisce sulla faccia inferiore è più grande di questa. Perché Non ho capito perché. questa faccia è più in profondità e ha una pressione maggiore, perché la profondità cresce. Cioè la pressione cresce con la quota. Ok? Vediamolo in questo modo. Immaginate di rivedere, l'abbiamo visto anche l'altra volta. Questa è la profondità rispetto all'acqua, cioè immaginatevi il pelo dell'acqua di andare verso il basso, ok? E qui in ordinata abbiamo la pressione a quota H. Il grafico è una retta che esce dall'origine. Pressione e quota sono proporzionali, quindi se qui ho la quota della faccia superiore, qui ho la quota della faccia inferiore, la pressione sulla faccia inferiore, superiore, scusate, è più piccola di quella sulla faccia inferiore. E quindi la forza che spinge da sotto verso l'alto è più grande di quella che spinge da sopra verso il basso. Fatemi provare a mostrarvelo in 3D. Immaginate questo che sia il cubo, il nostro cubo. Ok? E qui c'è la faccia che sta sotto. Su questa faccia agisce una forza. La forza sulla faccia superiore che è dovuta al fatto che c'è pressione. Dove c'è pressione c'è anche forza. Tutte le superfici a contatto col liquido, in questo caso l'acqua o quello che sia, subiscono una pressione. Lo stesso vale per, fatemi disegnare in verde anche se cambio colore, sulla faccia sotto. Anche su questa agisce una forza. Ma questa è più grande di FS, perché? Perché questa si trova più in basso. E quindi la pressione è più grande. C'è un'altra domanda? Ma a FS poi non sarebbe da aggiungere pure il peso del cubo. Attenzione, tra un istante c'è un'altra domanda? Domanda, se la forza viene applicata in questo caso dalla pressione dell'acqua che si trova sopra, per Sì. Perché quale motivo si sta rappresentando una forza che viene dal basso? la pressione è uno scalare, non ha direzione. La pressione dipende solo dalla quota. Ah sì, perché abbiamo detto che è applicato su tutti i lati. E qualunque superficie a contatto col liquido subisce quella forza dovuta alla pressione. Ok? Allora, di conseguenza, torniamo a noi, la forza che subisce il nostro cubo per il solo fatto di essere immerso è la differenza tra la forza che agisce sulla faccia inferiore meno quella che agisce sulla faccia superiore. Quindi non volevo scrivere in verde, ecco. Ritorniamo al punto di prima. La forza totale, cioè la forza netta, è quella che agisce sulla faccia inferiore, che è verso l'alto, meno quella che agisce sulla faccia superiore, che è verso il basso.
Ma queste due forze sono la pressione sulla faccia inferiore per L quadro meno la pressione sulla faccia superiore sempre per L quadro, che è la nostra superficie. Ok? Al posto della pressione, però, possiamo scrivere densità del liquido G per la quota sulla faccia inferiore per L quadro meno, al posto di PS ci sarà densità del liquido per G per HS L quadro. Ok? Attenzione, la quota della faccia inferiore vale la quota della faccia superiore più L. Quella inferiore è più sotto, nel più in profondità. E questa è la causa della differenza tra le due forze. Se la pressione fosse dipendente dalla quota, sarebbe lo stesso, non ci sarebbe la spinta di Archimede. Sostituiamo ad HI, HS più L, abbiamo densità del liquido per G per HS più L per L quadro meno densità del liquido GHS L quadro. Togliamo le parentesi. Rho L GHS L quadro più Rho L G. Qui abbiamo HS, no, scusate, L per L quadro che fa L alla terza. E meno rho L G HS L quadro. Il primo e il terzo termine sono identici e si semplificano. Uno col più, uno col meno vanno via. E rimane quindi questa grandezza che dà la spinta verso l'alto. Perché appare quel segno più. A cui diamo il nome di spinta di Archimede, o meglio forza Archimede. Chiamiamola FA, che vale quindi la densità del liquido per L cubo per G. Quindi per il solo fatto di essere immerso in un liquido, il nostro oggetto subisce una spinta verso l'alto, cioè verso l'alto cosa significa? Opposta al suo peso. Ok, verso l'alto significa opposta al suo peso. Che vale? Attenzione, la densità dell'acqua, rho L, per L cubo è il volume, V. Ma densità per volume fa la massa m del liquido. Ecco quello che normalmente viene spacciato per il principio di Archimede, invece in realtà si dimostra, Archimede l'ha dimostrato, è una legge fisica. Qualunque oggetto immerso in un liquido riceve una spinta opposta al suo peso, pari alla massa del liquido che sposta per G, per quindi il peso del liquido spostato. C'è una domanda? Certo, Sarebbe semmai perché non ho capito l'ultimo passaggio. adesso ci torno subito. Questo è l'enunciato finale, se preferite. Quindi noi con G intendiamo sempre Certo, sempre Newton diviso chilogrammo. un po'. Non ho capito quel passaggio lì. Quale? Allora, fin qua ci siamo. La forza complessiva è quella che spinge verso il basso meno quella che spinge, anzi, quella che spinge verso l'alto meno quella che spinge verso il basso. Quale delle due è più grandi? Quella che è da sotto spinge verso su. Perché? Perché agisce sulla quota più in fondo, che è più grande. Fatemela disegnare un poco meglio. Questa forza è più grande, quindi questo vettore è più lungo. Perché? Perché è più in profondità. E la pressione qui, P, I, è più grande, è maggiore della pressione sulla faccia superiore, PS. Ok? Perché la faccia che sta sotto è più in profondità e la pressione cresce con la profondità. Ricordate la storia del sottomarino dell'altra volta. Il sottomarino può andare più che tanto a fondo perché sennò sarebbero schiacciati. Quindi, chi delle due vince? Vince la forza che spinge verso l'alto, perché è più intensa. Quindi
Qual è l'effetto complessivo? Beh, sarà quello, abbiamo già visto come si opera con le forze, la forza risultante è la somma vettoriale delle due, se hanno versi opposti, la forza totale sarà la differenza dei due moduli, in questo caso quella che spinge verso l'alto meno quella che spinge verso il basso. Qual è quella che spinge verso l'alto? È la pressione sulla faccia inferiore per L quadro, la forza è pressione per superficie. Meno la stessa della faccia superiore, pressione sulla faccia superiore per superficie. Ma le due pressioni posso scriverle come densità del liquido per G per H. In questa avrò la quota della faccia inferiore, qui avrò la quota della faccia superiore. Qui abbiamo sostituito questo al posto di P e I e questo al posto di PS. Ok? Ma la quota della faccia inferiore è uguale a quella della faccia superiore più il lato del cubo, quel cubo viene semplice. Dopodiché, quindi, al posto di questa grandezza metto questo tra parentesi, ovviamente, tolgo le parentesi e mi accorgo che il primo termine è identico all'ultimo e quindi si cancellano. Mi rimane questo termine che è la densità del liquido per G per qui H non c'è, scusate, ho messo un H di troppo. Ecco, per L per L quadro, L cubo, perché L per L fa L cubo. Ok? Quindi, cosa significa? Significa che il nostro cubo immerso nell'acqua riceve una spinta opposta al suo peso. E quanto è intensa questa spinta? La spinta, detta spinta di Archimede, è uguale al peso dell'acqua che il corpo sposta per G. Cioè, scusami, la massa dell'acqua che il corpo sposta per G, quindi il peso dell'acqua spostata. Quindi più un corpo è voluminoso, più subisce una spinta verso l'alto. C'è una domanda? Quindi con le tre indichiamo il volume Dell'oggetto, sì. Se non è un cubo va bene lo stesso. Abbiamo usato il cubo perché è più semplice ricavarlo. Attenzione, questo. Fatemelo scrivere, è la massa del liquido spostato dal corpo immerso. Ok? E V è il volume del corpo immerso. Quindi indichiamo la massa dell'acqua spostata. Esattamente. Ah, ok. Questo non è il peso dell'oggetto, è il peso dell'acqua che occuperebbe il volume dell'oggetto immerso. Quindi, da questo cosa deduciamo? Fatemi tornare è chiaro fin qua cosa significa la spinta di Archimede? Se io prendo un oggetto, non importa qual è la sua massa, basta che sia quello che importa è il suo volume. Un oggetto quindi molto voluminoso subirà una spinta molto intensa verso l'alto. Ok? Un oggetto più piccolo, una spinta più piccolina. Fatemi tornare al disegno. Qui abbiamo sempre la nostra acqua, o insomma quel liquido quale che sia. Il nostro cubo immerso. Adesso su questo cubo abbiamo visto agiscono due forze. C'è la forza peso dell'oggetto immerso, la forza, chiamiamola FP, forza peso, per non confondere P e pressione. E poi ho la spinta di Archimede verso l'alto, FA. È chiaro che se la spinta di Archimede non è sufficiente a bilanciare il peso, il corpo affonda, va in fondo, perché vince il peso. Se invece il volume dell'oggetto è talmente grande che la spinta di Archimede bilancia il suo peso, magari lo supera, va verso l'alto e quindi galleggia. Ok? Se invece sono uguali, resta dov'è? Sono in equilibrio, quindi dovunque lo metto, a qualunque cotto lo metto, resta lì. Attenzione, non so se avete notato una cosa, la spinta di Archimede non dipende da quanto è profondo, da che quota sono immerso, perché le due H si semplificano qua. Questa e questa vanno via. Ok? Dipende solo dal fatto che sia immerso o no. Quindi, attenzione, quando è che il corpo galleggia? Quando
Quando è che se immergo un colpo nell'acqua, questo viene su verso la superficie? Se la forza di Archimede è maggiore della forza peso. Perché allora vince la forza di Archimede che spinge l'oggetto immerso verso l'alto. Ok? E questo continua a salire finché non arriva in superficie. Questo quando si realizza, attenzione, al posto della forza di Archimede possiamo scrivere la massa del liquido spostato per G. Al posto della forza peso possiamo scrivere la massa dell'oggetto immerso per G. E qui ho un maggiore. Non l'abbiamo ancora fatto, ma vedremo a suo tempo i principi di equivalenza delle disequazioni, che sono molto simili a quelle dell'equazione. Qui ho G a destra e a sinistra, posso semplificare per G, è un numero positivo. Quindi la massa dell'acqua spostata deve superare la massa dell'acqua, della massa del corpo immerso. Possiamo fare un po' di meglio. Al posto di ml ho la densità del liquido per il volume del corpo immerso, che deve essere maggiore della densità dell'oggetto immerso per il volume dello stesso oggetto. Anche qui posso semplificare per la massa, per il volume, scusate, e quindi ho galleggiamento se la densità del liquido nel quale immergo l'oggetto è più grande della densità del corpo immerso. In questo caso l'oggetto galleggia, qualunque sia il suo volume. La densità del liquido nel quale mi trovo deve essere più grande dell'oggetto immerso nel liquido. Quindi qui ho galleggiamento. Esempio, se vi sarà successo di, non so se avete mai fatto caso, se sono in un mare, l'acqua del mare è salata, c'è del sale disciolto nell'acqua, la densità dell'acqua di mare è più grande dell'acqua non salata, dell'acqua distillata per capirci, dell'acqua di un fiume, ecco. Quindi se vado a fare il bagno nel mare è più facile per me galleggiare rispetto a che fare il bagno in un fiume, perché la densità dell'acqua di mare è più grande. Cioè nel Mar Morto, per esempio, è un mare molto salato, se uno si sdraia nel mare, il mare salato rimane praticamente, galleggia molto più facilmente. Ci sono anche delle foto su qualche libro di geografia, le trovate. C'è una domanda lì in fondo? Non ho capito in che senso la massa del liquido. Allora, la forza di Archimede, che forza è? È una forza che ogni corpo immerso in un liquido riceve contro il suo peso, cioè verso l'alto, ed è data da il peso del liquido spostato dal corpo, cioè se al posto del nostro cubo, vediamo se riesco a mostrartelo, se al posto di questo cubo ci fosse acqua, quale peso avrebbe quell'acqua? Questa è la spinta di Archimede. Cioè il fatto che nel nostro liquido c'è un oggetto vuol dire che dove c'è l'oggetto non c'è l'acqua, giusto? Quindi l'acqua viene spostata. Se non ci fosse il cubo, qui dentro ci sarebbe acqua. Ok? Ma quindi ha lo stesso, cioè il peso del liquido spostato è lo stesso del peso del cubo. No, il cubo deve essere di acciaio e se è di acciaio pieno il peso del cubo è molto superiore del peso dell'acqua che occupa quel volume. Ok? Se un corpo ha una densità media, una densità globale più piccola di quella dell'acqua galleggia, se no, facciamo un paragone. Se tu prendi un blocco di metallo, un blocco pieno di metallo, di piombo, e lo metti in acqua, questo cosa fa? Va a fondo, perché la densità del piombo è molto superiore a quella dell'acqua. Però, se con quel piombo lì lo sagomi a forma di barca, quindi lo fai vuoto all'interno, allora il volume dell'acqua spostata è superiore al peso dell'intero oggetto e quindi galleggia. Le navi di metallo galleggiano. Perché galleggia una nave di metallo quando il metallo normalmente va a fondo? Proprio perché, cavo, dentro c'è aria. La maggioranza del volume occupato dalla nave è aria. E quindi la nave di pulsa di metallo può galleggiare.
Ok? Perché, per esempio, come una nave di legno? La nave di legno è ancora meglio perché il legno di suo è un materiale più leggero, più meno denso dell'acqua. Allora, perché una nave di legno può affondare? Può affondare perché se nello scafo si producono delle falle, all'interno del volume immerso della nave entra l'acqua e quindi la densità media aumenta. Perché? Perché la nave non è solo di legno, dentro ci sono anche oggetti più massicci. Per cui se entra l'acqua al posto dell'aria, la densità media dell'oggetto allagato diventa più grande di quella dell'acqua e la nave va a fondo anche se è di legno. Dimmi. Ok? D'accordo? Domanda, ma questa la vedremo la prossima volta. Se sussistono le condizioni di galleggiamento, quindi il corpo viene spinto verso l'alto, ok? A un certo punto si ferma. Immaginate una nave, e con questo chiudo, ma questo poi lo vedremo più in dettaglio la prossima volta. Se qui ho la superficie del mare, ok? Immaginate la nostra nave. Fin dove? A quale quota rimane in equilibrio? Beh, rimane in equilibrio quando il volume dell'acqua spostata dalla parte immersa bilancia il peso dell'intera nave. Quindi, bilanciando la forza di Archimede e il peso della nave, riesco a stabilire qual è quella che si chiama la linea di galleggiamento. Cioè, quale parte dello scafo della nave sarà immersa e quale sarà emersa? Dipende dal carico della nave. Ok? Poi, non so se avete mai fatto caso, sulle fiancate delle navi, specialmente navi abbastanza massicce, ci sono diverse linee di galleggiamento, diverse tacche, diversi segni. Quelle si chiamano linee di Plimsoll. Perché? Perché tengono conto magari del fatto che la stessa nave può navigare nel mare, allora la linea di galleggiamento sarà bassa, ma pure in un fiume, per esempio, o in acqua meno salata, allora la linea di galleggiamento sarà più alta, perché lì la spinta di Archimede è più bassa, quindi ha bisogno di spostare più acqua per ricevere la stessa spinta. Quindi le diverse linee di galleggiamento sono dipendenti dal carico, ovviamente, ma anche dalla densità dell'acqua in cui navigo. Ok? Per oggi ci fermiamo qui.